Benvenuti all'appuntamento con Negozi in TV speciale Natale. Un saluto da Trisha Manilas. Mi trovo in quelli del Taifali, al Ghiardo di Bibbiano, in via Montesanto 53/A. Questo ristorante e pizzeria rinomatissimo per tantissime golosità che in questo appuntamento ci prenderà per mano e ci porterà a far capire quali saranno gli step delle feste. I menù di terra, i menù di mare, i menù di pizza, insomma tante buone cose da scoprire insieme a Tobia. Ora le immagini di Elisa Paderni. Buona visione e buon divertimento. Ed insieme con il titolare De Candia Tobia, come ho detto in anticipazione, faremo questo viaggio attraverso gli appuntamenti che sono legati principalmente alle feste. Ma ancora prima ci soffermiamo su quelli invece che sono ulteriori appuntamenti all'interno di quello che è il contesto del Taifali. Quali sono le cose importanti da citare prima di quello che è dedicato alle nostre feste? Abbiamo due appuntamenti nell'immediato. Uno è il 22 novembre con una serata dedicata a funghi e tartufo, funghi, porcini e tartufo, visto che siamo nel periodo giusto, e una serata per l'associazione Amore Randaggio, Beneficenza, che è un canile, quindi un canile di Montecavolo, e facciamo una serata di beneficenza il 13 dicembre, venerdì 13 dicembre. Beh, devo dire che non si può festeggiare in modo migliore il Santa Lucia. A parte quello, però incominciamo proprio da lì in poi a parlare di quelli che saranno gli step dedicati alle feste. Allora, il Taifali sarà aperto la sera del 24 dicembre, a pranzo il 25 dicembre, il 26 dicembre tutto il giorno, il 31 dicembre con il nostro cenone di Capodanno, e il 1 gennaio tutto il giorno. Quindi ci saranno in questi eventi menù sia di terra che di pesce. Stiamo provando ancora i piatti, quindi ci prepariamo a questi eventi con i vari menù dedicati ai giorni festivi. E il 31 ci sarà poi il cenone con musica. Io sono andata in cucina e ho interrogato Antonio, che mi ha detto che in realtà quest'anno ci saranno dei menù del territorio tradizionalissimi ma rivisitati, per cui un motivo in più per poter scegliere di fare i vostri menù delle feste qui al Taifali, perché in realtà ricordiamo anche che c'è cucina vegana, vegetariana, per intolleranza, per celiaci, per cui in realtà oltre a questi menù abbiamo anche la possibilità di mangiare in tutta sicurezza e non stare male nel periodo delle feste. Certo, noi usiamo tutti i prodotti gluten free, quindi, e poi selezionati. La gente che viene qui nel nostro ristorante ormai sa la qualità di questo ristorante, e quindi ci stiamo proponendo per fare dei piatti tipici del territorio, però rivisitati in chiave moderna. Noi abbiamo un sito, il sito ristorante pizzeria Taifali, siamo su Facebook, siamo su Instagram, quindi tutta la gente può guardare, visitare e trovare le nostre promozioni, i nostri menu, ciò che noi andiamo a proporre durante il periodo che verrà nelle feste natalizie, anche per quanto riguarda cene aziendali. Questa è una cosa importante, perché le cene aziendali ci devono essere, ci sono sempre state, sono state una punta di diamante, ma ancor di più lo è anche una selezione attenta di vini, perché molti si chiedono, ok, andiamo, mangiamo, territorio, pizzeria, gluten free, quel che vogliamo lo troviamo, però la lista vini com'è curata, Tobia? Abbiamo diverse cantine, ultimamente abbiamo provato diversi vini che stiamo per mettere su nel nostro menù, quindi andiamo dalla Toscana al Trentino, alla Puglia, alla Sicilia, alla Sardegna. Insomma, devo dire che viaggiamo. Una selezione. Facciamo una crociera all'insegna del vino. Sì, ci stiamo dedicando anche al territorio con dei lambruschi ultimamente
biologici. Chiudiamo questo nostro incontro. Sì. Abbiamo fatto un viaggio attraverso i sapori, attraverso i colori, attraverso la tradizione, la chiave moderna. Insomma, siamo tornati a far parte del tuo locale facendo un viaggio veramente in tutta Italia. Lascio a te la battuta finale per ovviamente anche ulteriormente invitare i nostri amici da casa ad essere qui per le feste. Io vi aspetto, sono qui per proporre dei piatti originali e anche molto curati. La nostra tradizione di questo ristorante è la qualità. E vi aspetto. E noi siamo sicuri che il messaggio sarà recepito. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui dal Ghiardo di Bibbiano in via Montesanto 53/A. Vi aspetta il Taifali, vi aspetta Tobia De Candia, vi aspetta l'intero staff, la buona camomilla anche che sta degustando in questo momento Trish, a te con il calice. Auguri a tutti, buone feste, al prossimo appuntamento con Negozi in TV, speciale Natale.